Differenziata high-tech per negozi e ristoranti. Arriva la nuova raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. Tra le novità, l'incremento da 20.000 ad oltre 85.000 utenze commerciali servite, l'introduzione di sacchi e contenitori dotati di microchip per il tracciamento tecnologico dei conferimenti e i sistemi di penalità e premialità per i fornitori dei servizi di raccolta con l'obiettivo minimo del 70% di materiali avviati a riciclo. Il Made in Rome in vetrina. È online l'avviso pubblico per gli operatori dell'e-commerce interessati a fornire uno specifico spazio su internet per i prodotti d'eccellenza del Made in Rome. Il bando, pubblicato sul sito di Roma Capitale, ha lo scopo di far crescere ancor di più il brand Roma, garantendo massima visibilità e competitività su scala internazionale alle produzioni di qualità della capitale. Al via la 21esima edizione del Servizio Civile Volontario di Roma Capitale. I ragazzi tra i 18 e i 28 anni possono presentare la domanda entro il 28 settembre per il Servizio Civile, che per il 2019 prevede l'impiego di quasi 300 giovani in 36 progetti per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e la promozione della solidarietà e la tutela dei diritti sociali.